Michele, da dove nasce questo amore per le Seychelles? Beh, nasce da un viaggio che ho realizzato il brevissimo tempo fa. Sono stato chiamato per seguire un concorso che riprendeva giù alle Seychelles, che andava a incoronare la nuova Miss Seychelles. Sono partito il 25 di maggio e, arrivato all'aeroporto, mi sono innamorato follemente di un paese che io non conoscevo. Oggi si celebra il connubio tra arte e cultura attraverso il glamour dell'alta moda. Ma cosa lega le Seychelles a Roma? Ma in realtà si legano tramite la bellezza. Sono due bellezze diverse. Parliamo di bellezza storica, probabilmente la nostra, e di bellezza naturale, la loro. Ed è un mix estremamente vincente. La nuova Miss Seychelles, Miss Charlene Fourneau, rappresenta per il mio benissimo questo connubio di bellezza naturale e di bellezza culturale. Lei ha voluto creare un ponte culturale tra il mondo africano e quello occidentale in nome dell'emancipazione e dell'indipendenza della donna. Ci spieghi meglio? In realtà ho voluto, come dire, mettere in evidenza questa nuova tendenza che ormai che è entrata a far parte della quotidianità della moda. Stranamente tutti noi ora ci rifacciamo a usi e costumi etnici dell'Africa o comunque del continente africano. Devo essere sincero, il mondo delle Seychelles mi ha preso molto di più perché è un mix, in realtà è un mix. La particolarità è che io incontri una ragazza bellissima, bianca, che può sembrare svedese, ma bensì è creola al 100%, come puoi incontrare subito dopo una ragazza nera, esattamente creola al 100%. Quindi la bellezza proprio del popolo creolo è questa, che per il mio ha una forza, un'eleganza insita in loro molto più forte, molto più forte. E mi piace pensare a questo ponte culturale, perché in un certo senso la nostra cultura in qualche modo in questo momento sta arrancando un po' e ha bisogno di uno stimolo, di una shakerata, e il popolo e tutto ciò che influenza, che viene influenzato dal continente africano, a parer mio, shakera molto la nostra cultura. Infatti le volevo chiedere, con il suo sguardo raffinato ma nello stesso tempo misterioso, lei racconta la bellezza leggendaria e senza tempo delle Seychelles, unita al fascino della città eterna attraverso il fashion shooting esposto in mostra. In realtà noi abbiamo pensato, io quando ho incontrato Miss Charlene Fourneau, ho pensato che era bello ricreare una sorta di viaggio immaginario come quello che fece Audrey Hepburn nel film Vacanze Romane. E lei era la principessa del nord Europa, algida, ingabbiata nelle regole della monarchia. Io ho pensato a una ragazza principessa delle Seychelles che in qualche modo è ingabbiata anch'essa, però in un mondo naturale, in un mondo estremamente libero da costrizioni, da condizionamenti. Ecco, questo ho pensato ed era bello raccontarlo, e sono stato felicissimo di averlo fatto insieme alle fotografe Cinzia Carbonelli e Adriana Seganti, realizzando insieme, io con gli abiti, Miss Charlene Fourneau insieme, ecco, con la sua presenza e le fotografe ovviamente con la loro arte fotografica, realizzare questa sorta di viaggio a Roma in alcuni dei posti che io ritengo belli di Roma. La neoeletta Miss Seychelles 2012 parteciperà al prossimo concorso di bellezza Miss World il 18 agosto ad Ordos in Mongolia con altri suoi abiti. Ormai è un connubio che non si potrà tradire. Beh, più che un connubio è ancora un grande amore e piacere, e questa è la cosa per me importante. Le cose si fanno per passione. Se non si fanno per passione, poi io vengo da una terra di passione, io sono un lucano, quindi per me la passione è il fuoco che ti spinge nella vita.
Sì, indosserà un abito che ho creato positivamente per lei per la serata finale, della finale del concorso, sì, indosserà anche degli altri miei abiti, ma soprattutto sono felice di poterla consigliare perché lei è così giovane, non conosce ancora questo mondo e mi piace, ecco, pensare di essere il suo mentore, di poterla accompagnare come Virgilio in qualche modo in questi meandri oscuri del mondo dell'arte. A proposito, how do you feel wearing Michele dresses? I feel so honored to wear his clothes, and his dresses are amazing. Like I was saying before, the fusion of colors and the way he designs his dress is really unique. You can't compare any with his dresses that he makes. A proposito di Lucania, di Matera, la sua agenda è molto ricca di impegni. L'ultimo l'ha vista partecipare alla quarta edizione Premio Moda Città dei Sassi come giudice. Un ennesimo riconoscimento per la sua brillante attività. Beh, diciamo che ormai mi piace pensare di essere in qualche modo, come dire, di avere attorno gioventù. Forse perché in qualche modo la mia, insomma, voglio dire, non sono così vegliardo, però è bello avere giovani a fianco. È stato un concorso molto bello, quest'anno è stata un'edizione splendida con Miss Sherlyn Fourneau e insieme alla delegazione e soprattutto insieme all'ambasciatrice, la signora Dorothy Fourneau, saremo ospiti di un altro concorso a Bari fra un paio di giorni, e dove si racconterà, ecco, di giovani stilisti, di giovani promesse del mondo della moda. È un bel connubio, soprattutto perché in qualche modo è uno scambio interattivo. Volevo chiedere infatti adesso all'ambasciatrice, se possibile, come è nata questa amicizia con Michele? Devo dire che con Michele è nata un'amicizia qualche tempo fa, un anno fa esattamente, in cui ebbe una ragazza delle Seychelles per partecipare al 150 anniversario dell'Italia, e Michele ci aveva questo piacere di vestire la Miss in cui gli ha fatto sfilare, e è nata questa grande passione, amore tra me e Michele. È nata subito questa grande feeling e non avevo dubbio. Che cos'è che vi lega e che vi legherà ancora? Ci legherà perché questo progetto è stato fortemente voluto dal nostro governo, e che ha apprezzato in passato moltissimo il lavoro che Michele ha fatto con l'altra ragazza, la Veronique, e quindi vogliamo crescere insieme a lui e cambiare le Seychelles con questa fusione che abbiamo, vogliamo, tra moda e Seychelles. Sappiamo che questa mostra fotografica non si fermerà a Roma, ma sarà un po' itinerante. Sì, c'è questo progetto che sta prendendo corpo grazie anche al grande lavoro del signor Altomonte, che è il mio socio, e soprattutto un progetto appoggiato fortemente dalla signora ambasciatrice, perché è un mezzo molto elegante per divulgare questo connubio che abbiamo voluto costruire. Saremo a Matera, stiamo lavorando per essere a Matera, dove sono stato invitato a esporre insieme alle fotografe questi scatti al MUSMA, al Museo di Arte Contemporanea della città di Matera, e così come ho avuto modo già di dire, siamo stati raggiunti questa mattina da una telefonata per me molto lusinghiera, dove ci hanno chiesto di poter organizzare qualcosa di simile come l'abbiamo fatto qui a Roma, a Torino, entro la fine dell'anno. Allora, buon lavoro e in bocca al lupo. Crepi il lupo e soprattutto un grandissimo augurio di cuore per Miss Sherlyn Fourneau per la sua partecipazione a Miss Mondo. Speriamo che ritorni vincitrice. Lo speriamo tutti noi. Grazie.